Ma sono le 8:15 di mattina e c'è già un sacco di gente a giro. Bello. Amici miei, vi do il benvenuto in questa prima giornata a Bari. Ok, ce l'ho. Firenze, città degli scorci. Napoli, città dei vicoli. Bologna, città dei portici. Venezia, città dei canali. E Bari, città degli isolati. Giuro che io non lo faccio apposta andare in città che hanno peculiarità uniche. Sono veramente belli tutti questi condomini che vanno a comporre gli isolati illuminati dal sole della mattina. Danno proprio il senso di inizio giornata. Questa scuola è la classica scuola che si vede nei film italiani ambientati negli anni 70. Qui a Bari non mi sono fatto un itinerario ben preciso di tutte le cose da vedere e visitare. Andrò un po' alla cieca anche perché devo camminare veramente tanto per smaltire tutto il cibo che mangio. Più cammino e mi perdo, meglio è. Questo qui è uno dei palazzi più belli che io abbia mai trovato in una città. Questo qui è un tipico esempio di Art Nouveau all'italiana. Speriamo che continui anche dietro l'angolo. Oh, bello, sono arrivato in un mega viale. Questo isolato è tutto in stile Art Nouveau, però questo, mamma mia. Ma che bello è quando ci sono tutte le ombrine. Palazzo Micuzzi è un tipico esempio di architettura commerciale degli anni 30. Io mi sono innamorato, adesso c'entro dentro. Vediamo se l'interno ci nasconde solamente vestiti. Buongiorno. Porca vacca. Immagino qui negli anni 30 i signorotti di Bari che giravano con il cilindro a fare compere con le loro signore in questi grandi magazzini. Questa canzone non fa molta atmosfera. Veramente molto molto bello. E soprattutto gratis. Stazione Bari Centrale, la scuola dove eravamo prima, Teatro Petruzzelli e niente. Peccato, sarebbe stato bello avere 4 scorci su 4 monumenti di Bari. Credo che questa qui sia la pianta di Bari vecchia. Sono ritornato in quella piazza allungata che avevo visto ieri sera con in fondo il Teatro Margherita. E devo dire che qui il sole è veramente molto bella. Comunque questa qui che io chiamo Piazza Allungata è Corso Vittorio Emanuele ed è una delle vie più popolari qui a Bari. Con il Teatro Margherita si ritorna per un attimo a Venezia, perché si dà il caso di essere l'unico teatro in Europa ad essere costruito su palafitte. Questo per il semplice fatto che è interamente circondato dall'acqua. Me l'aspettavo più elegante all'interno del Teatro Margherita. C'era una roba di architettura che sinceramente non ho capito cos'era. Parlavamo delle donne. Arrivati al famoso Teatro Petruzzelli, principale della città di Bari e quarto d'Italia. E la leggenda narra, come in ogni teatro che si rispetti, che al suo interno si possa trovare il fantasma di un soldato francese, il quale si suicidò all'interno del teatro durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Il famoso fantasma dell'opera, no? Ci starebbe fare il signorotto e venire a vedere uno spettacolo al Teatro Petruzzelli? Totalmente a caso ho letto un cartello che diceva che c'erano le visite guidate all'interno del teatro. 5 euro per gli adulti, 1 euro per studenti, bambini. Quindi perché no una bella visita guidata dentro Teatro Petruzzelli? Così magari incontriamo anche il fantasma del soldato americano. In questa parete bianca nel 1910 ci proiettavano i film. E in quell'angolino lì ci stava il pianista che faceva la colonna sonora. E comunque il Teatro Petruzzelli, quando è stato costruito, è il teatro privato più grande d'Europa. Guardate, già sulla trave di proscenio c'è una data, che è anno 2008 e non 1903, proprio per indicare che questa parte è nuova. Sul palcoscenico adesso c'è un sipario tagliafuoco costituito da 12 tonnellate di metallo. Il Teatro Margherita, quello che abbiamo visto prima, è stato costruito su delle palafitte a girare un patto che è stato fatto dal Comune di Bari e i fratelli Petruzzelli, il quale impediva la costruzione di un teatro sul suolo del Comune di Bari. E proprio per questo il Teatro Margherita è stato costruito sul mare. Nel 1991 è stato appiccato un incendio qui dentro Teatro Petruzzelli che ha fatto crollare la cupola sulla sala, creando un cratere. E pensate che i lavori di ricostruzione ci hanno messo 16 anni per ripartire. Questo perché il teatro, essendo privato, non aveva abbastanza fondi per essere ricostruito. Visita terminata, è durata circa 40 minuti ed è stata veramente molto interessante, molto formativa. Mi è sembrato di ritornare a scuola.
Una roba che adoro veramente tanto della Puglia è il clima. Infatti, sebbene ci siano quasi 30 gradi, non è un caldo afoso, ma un caldo più secco. Caldo che fino adesso non mi ha fatto versare neanche una goccia di sudore. Attraversiamo questo arco e andiamo definitivamente nel centro storico di Bari. Olè. Perdiamoci in queste viette. Mi dicevano che qui negli anni 80 era super malfamata la parte vecchia di Bari. Nel senso che non ci potevi neanche entrare, sennò ti rubavano anche l'anima. Siamo arrivati nella cattedrale della città, la cattedrale di San Sabino. E io non riesco a guardare la facciata perché riflette la luce del sole ed è troppo bianca. Una chiesa rigorosamente romanica, facciata semplice a capanna con un bel rosone in mezzo. Pensate che solamente qui nel centro storico di Bari ci sono 40 chiese. Però io adesso San Sabino sono curioso di vederla all'interno. Wow. Ma perché dentro le chiese ci sono sempre dei bambini che piangono? Comunque tutto molto semplice, molto pietroso. Una classica chiesa romanica. Sempre super divertente entrare dentro le chiese, perché non sai mai cosa aspettarti di trovare dentro. Sono finito in questo gruppo vacanze francese, la MSC. Dietro la Basilica di San Nicola ci sono delle leggende veramente molto interessanti. La prima di queste riguarda proprio il santo San Nicola, che si pensa essere l'antenato di Babbo Natale. Infatti in paesi come Francia e Lussemburgo il giorno di San Nicola vengono fatti dei regali ai bambini. Varchiamo anche questa misteriosa porticina. Vediamo un po' cosa ci nasconde San Nicola. Alla base della chiesa si ha di nuovo un assetto romanico, però a differenza di San Sabino, dove si aveva una copertura con capriate ligne, qui si ha una copertura leggermente più ricca, cassettoni affrescati e decorati con l'oro. Andiamo a vedere le spoglie del santo di San Nicola, le quali vennero trafugate. Questa colonna dietro le grate è molto speciale. È una colonna miracolosa. Ci stanno diverse leggende dietro quella colonna. La più popolare è quella che San Nicola, mentre si trovava a Roma, spinse questa colonna nel Tevere e venne ritrovata a Mira. E mentre stavano costruendo la cripta per questa basilica di San Nicola, dei marinai baresi la trovarono in mare, però non riuscirono a prenderla. Però mentre si riportavano le spoglie del santo e la basilica dopo essere state trafugate, dei cittadini baresi al suono delle campane della basilica si accorsero che San Nicola, insieme a degli angeli, stava portando questa colonna all'interno della basilica. Così adesso è diventata una sorta di colonna dei desideri. Le spoglie del santo si trovano qua sotto e sopra quel panno bordeaux c'è un disco dorato con in mezzo un buco. Questo è molto interessante. Infatti da quel buco, il giorno di San Nicola, a maggio, ci viene infilata una cannuccia d'argento per aspirare la manna di San Nicola, la quale si crede essere un liquido miracoloso prodotto dalle ossa del santo. Questa manna di San Nicola poi viene mescolata con altre sostanze e viene venduta come liquido miracoloso. Mossa di marketing. È stata molto interessante questa visita all'interno della cripta di San Nicola. Here we go. Ci ho messo letteralmente 20 minuti per trovarla. Però alla fine, ecco qui la testa del turco. Cosa ci fa la testa di un turco appesa all'architrave di una casa? La leggenda dietro questo capo vede due protagonisti, la Befana cattiva di Bari e il turco Muffarag, credo. Il quale era uno spaccone guerriero saraceno che voleva far convertire il popolo barese all'Islam. E si dà il caso che nella notte fra il 5 e il 6 gennaio sfidò la Befana cattiva di Bari, la quale in quella notte girava per le case segnandole con una croce per indicare chi sarebbe morto durante l'anno. E chiunque trovava per strada gli tagliava la testa. Ecco, si dà il caso che quella notte lo spaccone saraceno si trovava per strada e quindi potete capire come è andata a finire. La testa del turco venne impalata in una casa, casa che poi venne distrutta perché si aveva paura dello spirito. E si dà il caso che durante una calda notte di estate una vecchiella vide un ragazzo che stava girando per le strade e le chiese cosa stava facendo e lui gli rispose che era il turco che stava andando di nuovo a occupare quella casa. E quindi questa è la testa del turco. Però porca vacca, a me fa più paura la Befana cattiva di Muffarag, eh. Bene, per adesso lasciamo il centro storico. Ma non molto invitante qui l'acqua. Cavolo, mi sono reso conto adesso che il sole qui tramonta all'altra parte. Non tramonta sul mare, tramonta sulla città. Questa cosa mi destabilizza. Stupida costa est. Ok, come non detto, sono tornato nel centro storico. Ma che belle sono le orecchiette fatte a mano fuori casa. Sedia professionale da vecchietta pugliese. Questo qui è uno scorcio di San Sabino. E adesso voglio andare a mangiare le sgagliozze da Maria. Quella da dove vengono le sgagliozze? Sarebbe essenzialmente polenta fritta e l'olio di girasole. Però dice che non puoi non assaggiarle se vieni a Bari. È un super tipico street food barese. Non c'è niente di più tipico se non di un locale con dentro la foto di Padre Pio. Un euro per sei sgagliozze, più che onesto. Taste test delle sgagliozze calde calde da Maria. Super croccanti. È essenzialmente polenta fritta.
Un euro super ben speso. Sembrano dei tassellini d'oro. La crosta di frittura è veramente un sacco spessa. Non l'avevo mai assaggiato della polenta fritta così croccante. Adesso posso dire di essere stato a Bari. Poi una cosa che apprezzo molto è che non le hanno salate, perché io odio tutti i cibi super salati. Wow, che bello il castello svevo normanno. La sua costruzione è stata voluta da Ruggero II di Sicilia nel 1131, poi viene distrutto dai Baresi nel 1156 e successivamente fatto ricostruire da Federico II, che tra l'altro nel 1233 ha ospitato Francesco d'Assisi nella sua corte, perché al santo non tornava tutto il lusso, lo sfarzo e la corte sveva. E quindi Federico gli ha fatto: dai, vieni a vedere che qui siamo dei poracci. Poi boh, non so cosa ha pensato Francesco quando è arrivato qui. Comunque super pollice all'insù per il mega gorilla pod. Non avete idea di quanto mi stia aiutando in questo viaggio. Le ragazze del sud hanno proprio la voce squillante. Comunque sto camminando sulle... Perché urlano così tanto? Comunque sto camminando sopra le mura di Bari. E cavolo, queste qui sì che sono mura dove fai delle belle passeggiate. Non come quelle di non come quelle tutte sfatte di Grosseto. Guarda, ci sono pure i bambini che corrono. Wow, che belle tutte le luminarie sul lungomare. Voglio andare a vedere le crociere adesso. Niente navi da crociera stasera, solamente traghetti. Penso che siamo già salpate per il largo. La domani la provo. Poi ti seguiremo sul tuo canale. Capiremo su se. Frank, ci chiamano i miei amici. Oh, grazie. Ti insulto un po' su YouTube. Vai, later. Ma chiamo Un po' di editing. Che bello fare due balotte con i locali. Mi sono fermato a parlare con dei ragazzi che mi hanno consigliato un sacco di locali e cibi dove andare. Questo qui è uno dei lati positivi nel viaggiare da solo. Infatti, ti costringe ad essere più espansivo e a conoscere persone nuove. Poi, ovviamente, mi fermo tutti quando vedo la mitica clava dello YouTuber. Ho appena importato le clip di questo daily vlog sull'applicazione per editare i video. E il progetto comprende più di 230 clip con 56 minuti di girato. Mi aspetta una bella serata di editing. Quindi, per la giornata di oggi, penso di aver messo anche troppa carne al fuoco. E noi ci vediamo domani con un nuovo bellissimo daily vlog in quel di Bari. Arrivederci.